Sono stata impegnata 34 anni in CGIL a tutelare e difendere gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori sia in Italia che in Europa. Ho grande orgoglio di aver partecipato a questa legislatura che è stata impostata e ha scelto di riformare il Paese su tanti punti e anche nella riforma costituzionale, cioè la seconda parte della nostra Costituzione per attuare meglio i principi della prima parte. È una riforma, quella che andremo a votare il 4 di dicembre, fondamentale per creare le condizioni migliori di vita e di lavoro per le cittadine e i cittadini italiani. Abbiamo superato il bicameralismo paritario, abbiamo ridefinito le competenze tra Stato e Regione, cosa fondamentale per le persone, e abbiamo anche fatto una scelta di democrazia fondamentale, reso possibile l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza delle istituzioni, inserendo all'articolo 55 e all'articolo 122 della riforma costituzionale questo principio, un fatto di straordinaria utilità e modernità.